Buonasera a tutti, siamo al nostro tradizionale appuntamento delle interviste di SCR del lunedì sera. Questa sera trattiamo un tema di estremo interesse, la transizione spagnola. La lotta contro la dittatura franchista portata avanti dal proletariato spagnolo e le lezioni che possiamo apprendere da questa esperienza storica. Abbiamo un invitato di eccezione, José Miguel Soescún, che è stato un testimone diretto, che ha partecipato alla lotta clandestina contro il regime di Franco ed è stato in seguito anche tra i fondatori di Nuovo Claridad, oggi Lucha de Clases, la sezione spagnola della nostra internazionale, della TMI. Con lui nel marzo del 76 c'erano compagni del calibro di Luis Osorio, Alberto Arregui e Alan Woods. In seguito, Miguel nel 1981 venne in Italia e fu anche il principale artefice della costruzione di Falce e Martello, l'antesignana di SCR e sezione italiana della TMI. Lo vedo friggere sulla sedia, ho già parlato troppo di lui, l'umiltà di Miguel è leggendaria così come la sua storia politica. Quindi, fatte le presentazioni, passo alle domande. Nei libri di storia si parla della transizione alla democrazia in Spagna dopo il franchismo come di un modello da seguire. Di recente ne ha parlato in questi termini anche Pablo Iglesias, leader di Unidas Podemos, in un discorso alla Cortes. Quindi di una fase in cui si è dimostrato che il dialogo ha beneficiato tutti. Ciò risponde esattamente a quello che tu hai vissuto? So cosa dicono i libri di storia sulla transizione spagnola. La verità è che i fatti sono stati altri. Il regime non voleva assolutamente cambiare niente. Il 20 novembre del 1975 muore Franco e nel telegiornale delle 2 del pomeriggio vediamo un contrito Arias Navarro, ex capo della polizia e appena eletto primo ministro, dirci a tutti che dovevamo essere tristi per la morte del dittatore e che tutto restava come prima. Il capo dello Stato diventava automaticamente il re Juan Carlos. Juan Carlos era stato proposto per questo ruolo in un referendum stravinto ovviamente dal regime nel 1969 e Juan Carlos giura i principi del movimento nazionale di Franco e diventa capo dello Stato. E nelle prime settimane dopo la morte di Franco apparentemente tutto fila liscio. Si arriva a Natale, comincia il 1976 e appena dopo la Befana inizia una ondata di scioperi generalizzati in tutta la Spagna. A livello locale entrano in sciopero sempre più settori, anche settori che non avevano fatto nessun tipo di lotte precedenti. Non è una mobilitazione organizzata a livello nazionale, è il risultato di una situazione economica difficile con una inflazione di circa il 20% dove i lavoratori devono richiedere forti aumenti salariali e il sindacato di regime, il sindacato corporativo, il sindacato vertical non offre loro nessuna risposta. E sono costretti a organizzarsi. Però tutte le leggi del franchismo erano fatte per impedire questo. Se un gruppo di lavoratori di un'azienda si riuniva per parlare della possibilità di preparare una piattaforma rivendicativa, questo era illegale e rischiavano 6 anni di galera. Se come risultato di questa riunione facevano un volantino, lo stampavano
e lo distribuivano, questo era propaganda illegale, altri 6 anni. Se poi chiamavano lo sciopero, anche questo era illegale. Non parliamo se effettivamente si organizzavano un sindacato o partito clandestino. Dunque, un qualsiasi operaio, per difendere le proprie rivendicazioni più semplici, rischiava decine di anni di galera. Il problema è che quando milioni di persone cominciano a muoversi, non ci sono leggi che tengano. E infatti le leggi restavano, ma semplicemente non si potevano applicare. Vedevamo come il regime provava a reprimere, ma non ci riusciva. In molti casi queste lotte finivano dopo qualche giorno o qualche settimana, normalmente ottenendo la maggior parte delle rivendicazioni, soprattutto quelle economiche. In altri casi duravano, come poi vedremo nel caso di Vittoria. La cosa importante per rispondere alla tua domanda è che dopo la morte di Franco il regime ha provato a restare come prima e ha offerto solo la repressione più spietata. Franco è morto il 20 novembre del 75 e fino all'ultimo giorno diceva che aveva lasciato tutto a Tado e viene a Tado, una frase piuttosto famosa, cioè tutto in ordine. Com'è stato possibile che quel regime, noto per la sua brutalità, abbia accettato alla fine di fare una transizione verso una democrazia parlamentare? Il regime franchista effettivamente aveva un forte apparato repressivo. Era nato dalla vittoria in una guerra civile, quella del 36-39, e poteva contare con l'appoggio delle borghesie internazionali e anche con un certo appoggio sociale conquistato negli anni 60, nell'epoca del boom economico che portò milioni di lavoratori dalle campagne alle città, raddoppiando il numero di lavoratori industriali del paese. Ma negli anni 70 il capitalismo a livello internazionale aveva una forte crisi e la inflazione in Spagna era vicina al 20%. In queste condizioni i lavoratori erano costretti a lottare per difendere il potere di acquisto dei loro salari. Così facendo però si trovavano di fronte tutto il regime e le sue leggi. E abbiamo già detto che le lotte si generalizzano nei primi mesi del 76, ma occorre spiegare dove vediamo un cambiamento qualitativo, in che momento il regime effettivamente decide di passare alla cosiddetta transizione. E necessariamente questo lo dobbiamo legare all'esperienza di una lotta operaia, quella di Vitoria, la capitale oggi del Paese Basco, dove 9 aziende cominciano nella prima settimana di gennaio del 76 uno sciopero a oltranza che ha delle rivendicazioni importanti: aumenti salariali, vacanze per 30 giorni pagate, la richiesta di dimissione dei delegati del sindacato di regime, e che richiede costantemente una trattativa che il patronato rifiuta. Questo sciopero va avanti, ottiene sempre più solidarietà della popolazione, in diverse occasioni si propongono scioperi generali sempre più partecipati e finalmente il 3 di marzo del 76 l'apparato del regime decide di dare una lezione al movimento a Vittoria e sicuramente nel resto dello Stato. Cercano un massacro, attaccano un'assemblea di migliaia di persone
in una chiesa di un quartiere operaio, il quartiere di Zaramaga, e sparano. Sparano migliaia di proiettili, ci sono 3 morti immediatamente, altri 2 negli ospedali e decine e decine di feriti, più di un centinaio. Ma la risposta a questa lezione, a questo massacro, è il contrario di quello che si aspettavano. Lo sciopero nella città di Vittoria dura per quasi altre 2 settimane. A livello di tutto lo Stato, malgrado i dirigenti del Partito Comunista e del Partito Socialista si limitano a comunicati di solidarietà e niente altro, si generalizzano le mobilitazioni. Più di 20 città hanno scioperi, manifestazioni nei giorni successivi. A Basauri, vicino a Bilbao, a Tarragona, a Granada ci sono altri 3 morti in occasione di manifestazioni di solidarietà. E il movimento, invece di ritirarsi, si radicalizza. Milioni di persone in quei giorni, in quelle settimane, realizzano che per difendere i propri interessi devono lottare frontalmente contro il regime. E queste conclusioni le trae sicuramente la borghesia spagnola e soprattutto quella internazionale, e non è affatto un caso che pochi mesi dopo il massacro di Vittoria, a luglio del 76, Arias Navarro viene messo da parte, viene sostituito da Adolfo Suárez, un uomo sempre del regime ma con 30 anni in meno, e che arriva con un programma disposto a mettere in piedi la cosiddetta transizione. E dunque la risposta alla tua domanda è che il regime non voleva assolutamente cedere, ma le lotte di milioni di persone lungo i primi mesi del 76 lo hanno costretto a fare delle concessioni. In tutto questo il ruolo del re è assolutamente nullo, o meglio, il re si limita a eseguire quello che gli viene richiesto, ma non gioca in nessun momento un ruolo attivo a favore delle cosiddette libertà democratiche, a favore del parlamentarismo. Questo raccontano i libri di storia, ma è un falso che non può essere appoggiato su nessun fatto concreto. Infatti non si parla di fatti, si dà per scontato che è così. È noto che all'inizio il regime non voleva cambiare assolutamente nulla. Fu la mobilitazione della classe operaia che cambiò totalmente il quadro. Puoi spiegarci quale fu il processo di mobilitazione lungo l'anno 76? E anche il ruolo che svolsero in quel frangente i principali partiti dei lavoratori, il Partito Comunista e il Partito Socialista? Nella clandestinità sotto il franchismo esistevano diverse organizzazioni politiche e sindacali. A livello sindacale il sindacato più importante era le Commissioni Operaie, Commissiones Obreras, dove chiaramente il Partito Comunista era egemonico. E poi esisteva la UGT, Unione Generale di Lavoratori, legata al Partito Socialista, molto più piccola allora. Inoltre c'erano tutta una serie di gruppi politici, maoisti, trotskisti, stalinisti, a parte del Partito Comunista. C'era ovviamente un movimento nazionalista in Catalogna e nel Paese Basco, e c'era anche un'organizzazione che si basava sul terrorismo individuale come l'ETA. Tutto questo esisteva, ma il ruolo chiaramente egemonico, per il numero di militanti, per la tradizione, cioè per la storia che aveva mantenuto negli anni del franchismo, era il ruolo del Partito Comunista. La militanza comunista poteva essere 20 o 25 volte più grande di quella del Partito Socialista, e sicuramente da sola corrispondeva almeno alla metà dell'insieme degli attivisti del movimento antifranchista.
che contava qualche centinaia di migliaia di attivisti in tutto il paese. La linea politica del Partito Comunista, espressa chiaramente dal suo segretario generale Santiago Carrillo, era quella dell'eurocomunismo. Era una linea che avevano presentato pubblicamente sia Carrillo che Marchais, il segretario del Partito Comunista francese, che Berlinguer in quegli anni, e che era una linea di collaborazione di classe con i governi della borghesia. Nel caso italiano, come sappiamo, comportava la richiesta costante di entrata nel governo assieme alla DC e portò alla fine a un appoggio esterno, il governo della non sfiducia, nel 1978 a un governo Andreotti. Nel caso spagnolo comportava che il Partito Comunista si limitava a chiedere costantemente una trattativa per ottenere delle riforme democratiche, mentre nel frattempo insisteva nelle fabbriche, nei quartieri, nelle strade, che le lotte potevano provocare la reazione dei militari e il ritorno alla dittatura. Questa era la linea del Partito Comunista. Nel Partito Socialista, nei primi mesi dopo la morte di Franco, c'era ancora una difesa formale della lotta per il socialismo, della rottura democratica, si richiedeva la dissoluzione delle forze repressive, polizia e guardia civile, si accettava e si diceva di lottare per il diritto all'autodeterminazione delle nazionalità opprese, eccetera. Ma una cosa è dichiarare le cose formalmente, un'altra cosa è effettivamente muoversi per difenderle nella pratica, per costruire una forza di massa a suo favore. E di fatto nel Partito Socialista e in primis nella Gioventù Socialista, io ricordo molto bene come già alla fine del 75, inizio del 76, c'era una chiara divisione che portò concretamente a un dibattito nazionale con due documenti dove le posizioni marxiste rivoluzionarie ottennero circa un 35% di appoggio e la posizione che contava con l'appoggio di Felipe González della Socialdemocrazia Internazionale presentò un documento confuso dove si parlava di rottura, però soprattutto non si parlava di rivoluzione, men che meno come organizzarla. Oggi in Spagna viene messo in discussione il regime del 78, l'abbiamo visto con i movimenti in Catalogna e in generale il dibattito che c'è nella sinistra spagnola e gli accordi della Moncloa, il patto sociale del 1977. Accordi a cui recentemente si è richiamato anche il segretario di Izquierda Unida e ministro del governo delle sinistre, Alberto Garzón. I dirigenti del Partito Comunista, del PSOE e dei sindacati hanno sempre detto che non c'era alternativa. Questo l'ho sentito dire anche in Rifondazione Comunista qui in Italia, che il rapporto di forze non permetteva altro, che c'era sempre il pericolo dei militari e tutto questo viene preso come una verità storica assoluta e indiscussa. Ci puoi dire qual è la tua opinione al riguardo? Vedi, un paese non è un laboratorio di chimica dove si possono fare gli esperimenti, diverse formule, finché alla fine si trova quella giusta che si stava ricercando. Non si può tornare indietro e quello che è possibile lo è sulla base di certe politiche e diventa invece impossibile sulla base di altre politiche. Perciò non potremo mai dire che effettivamente la rivoluzione socialista era possibile nella Spagna del 76-77. Però possiamo dire alcune cose. La prima cosa è che milioni di persone
lungo quei primi mesi del 76, attraverso la propria esperienza, la propria organizzazione, la lotta in condizioni molto difficili contro un apparato repressivo e spietato, hanno visto un cambiamento decisivo nelle loro coscienze, nella loro comprensione della società, nelle loro aspettative. Hanno chiarito le proprie posizioni, sono arrivati alla conclusione che bisognava lottare contro il regime e anche contro il capitalismo che se ne approfittava dietro sulla base di queste esperienze. Il caso di Vitoria è forse uno dei più chiari in questo senso, una città di 150.000 abitanti senza nessun tipo di esperienze di lotte operaie nei decenni passate, e ha espresso, forse proprio per questo, in tre mesi di lotte eroiche il punto più alto della mobilitazione di quel periodo, fino al punto che dopo il massacro è perfettamente possibile dire che l'80-90% della popolazione era convinta dietro dei lavoratori, aveva imparato nel libro della lotta, nel libro della strada, tutta una serie di lezioni sul carattere dello Stato borghese e sul bisogno di unirsi per lottare per il cambiamento. Quello che possiamo dire è che nello stesso periodo in Spagna i dirigenti del Partito Comunista, essendo il più grande, sicuramente quelli con maggior responsabilità, e quelli del Partito Socialista, per la loro confusione voluta nelle loro rivendicazioni, non hanno aiutato a rafforzare questo processo al quale mi riferivo, anzi lo hanno ostacolato chiaramente. Il Partito Comunista spiegava costantemente che qualsiasi tipo di lotta rivendicativa portava acqua al mulino della reazione. Il Partito Comunista diceva che il pericolo di una reazione dei militari era sempre presente, costante. E il Partito Socialista nei primi mesi dopo la morte di Franco aveva una posizione diversa, ma già dopo l'arrivo di Suarez si adeguò prontamente a questa posizione. Il risultato di questo processo lo abbiamo visto. Se tu effettivamente non utilizzi tutti i mezzi che hai per cambiare il rapporto di forze, alla fine potrei dire che non c'erano le forze per cambiare le cose. E se in momenti decisivi, vedi per esempio quando il 24 di gennaio del 77 un gruppo di fascisti del sindacato del regime attaccò un ufficio degli avvocati di Commissione Obreras a Madrid e ne ammazzò 5, e in un momento del genere la reazione del Partito Comunista fu di bloccare le mobilitazioni spontanee dei suoi militanti, accettare alla fine uno sciopero generale, però portato a fare un funerale con 1 milione o più persone a Madrid, un funerale però in silenzio, un funerale senza rivendicazioni, senza striscioni. Un modo di comportarsi che dimostrava molte cose. In primis dimostrava cosa voleva il Partito Comunista e cosa non voleva. Lo dimostrava ai lavoratori e lo dimostrava anche ai borghesi della Spagna e a livello internazionale. Ma non diciamo solo noi, io credo che sia utile che io provi a tradurre un editoriale del Financial Times, il giornale della borghesia internazionale, che in un articolo nel dicembre del 1978 scriveva: l'appoggio del Partito Comunista, sia nella prima come nella seconda amministrazione di Suarez, è stato aperto e sincero. Il signor Carrillo è stato il primo leader che ha dato il suo appoggio ai pactos della Moncloa.
e inevitabilmente il Partito Comunista ha appoggiato al governo Suarez in Parlamento. Come partito che controlla la principale centrale sindacale, Comisiones Obreras, e quello più organizzato in Spagna, il suo appoggio in alcuni momenti molto tesi della transizione è stato cruciale. La moderazione attiva dei comunisti durante e dopo il massacro dei lavoratori di Vittoria nel marzo del 76, dopo la morte dei 5 avvocati comunisti nel gennaio del 77 e lo sciopero generale vasco nel maggio del 77, per mettere solo 3 esempi, è stato decisivo per evitare che Spagna cadesse in un abisso di conflittività civile importante e permettere la continuazione della riforma. Hai detto che la lotta di Vittoria svolse un ruolo centrale, decisivo, e che ebbe anche degli aspetti molto particolari che la rendono probabilmente unica. Puoi entrare nei dettagli spiegarci anche qual era l'ambiente e cosa successe dopo l'assassinio dei 5 operai il 3 marzo del 76? Come dicevo, la lotta di Vittoria era cominciata con lo sciopero di 9 fabbriche, la maggioranza metalmeccaniche, nella prima settimana di gennaio. La piattaforma rivendicativa nella maggioranza delle fabbriche era molto simile. Chiedeva 6.000 pesetas, circa un 50% di aumento del salario di allora, chiedeva un mese di vacanze pagate, chiedeva che non ci fosse nessun tipo di riduzione in busta paga in caso di malattia o incidente sul lavoro, chiedeva una settimana lavorativa di 42 ore lavorative, appunto, e per ultimo chiedeva le dimissioni dei delegati del sindacato verticale, del sindacato di regime. Il padronato si rifiuta di trattare e comincia un lavoro ai fianchi del movimento di sciopero, sia a livello economico, poliziesco, che nella società, utilizzando i mezzi di comunicazione, radio, televisione. Ricordiamo che parliamo di una dittatura dove non c'era assolutamente nessun tipo di libertà di stampa, eccetera. A sua volta i lavoratori decidono di riunirsi in assemblea tutti i giorni per mantenere e rinsaldare il fronte della lotta, e per poterlo fare, visto che non ci sono le condizioni, a cominciare dalle fabbriche che sono chiuse, richiedono l'appoggio di diverse chiese, dove i parroci accettano che tutte le mattine ci siano le diverse assemblee delle fabbriche in lotta. Ogni fabbrica ha la sua chiesa di riferimento. In Spagna c'era vigente un concordato che riconosceva che le chiese erano un terreno dove la polizia non poteva entrare senza l'accordo formale dei vescovi della località. Queste assemblee partono ogni giorno dell'analisi della situazione, delle difficoltà, e man mano che si svolgono cambiano di carattere. Non si parla solamente di soldi o di repressione, si parla per esempio di come organizzare la solidarietà dei contadini, che propongono di portare derrate alimentari da distribuire ai lavoratori. Si parla di come organizzare una casa di resistenza che raccoglie soldi in altre fabbriche che non sono in sciopero, ma soprattutto a partire da metà febbraio raccoglie una quantità enorme di soldi in migliaia di scatole di scarpe con gli adesivi delle fabbriche in lotte, che fanno bella presenza sui banconi di altrettanti bar nella città e che regolarmente vengono riempiti e alla sera vengono raccolti dai lavoratori delle commissioni della Casa di Resistenza. Si rifiuta il ruolo del sindacato corporativo
e si insiste moltissimo sul diritto dei lavoratori a scegliersi i propri rappresentanti. Si formano delle commissioni rappresentative in ogni fabbrica e si esige al padronato che gli unici con i quali si può discutere siano appunto questi delegati. Delegati che sono revocabili in ogni momento dalle loro assemblee e delegati che non possono firmare degli accordi senza avere prima ottenuto l'appoggio delle relative assemblee alle loro proposte. Quando una decina di questi delegati di due o tre aziende vengono detenuti dalla polizia e portati in questura a metà febbraio, migliaia di lavoratori e anche le loro famiglie si radunano davanti alla questura in un presidio assolutamente illegale, esigendo la loro liberazione che alla fine ottengono. E possiamo immaginare che una vittoria del genere rafforza la consapevolezza che la unità nella lotta paga. La stampa della città prova a usare le donne contro i lavoratori, visto che cominciano a mancare soldi perché gli stipendi non vengono pagati. E allora i lavoratori invitano le donne alle loro assemblee e le donne alla fine organizzano delle mobilitazioni con cortei di donne con le sporte che di solito si portano ai supermercati vuote, girando per la città e esigendo che alla fine ci sia un tavolo di trattativa per discutere delle rivendicazioni dei loro mariti. Dopo due mesi di assemblee quotidiane in questo modo, si capisce il bisogno di rivolgersi anche con un'assemblea generale alla cittadinanza. E questo comporta la convocatoria regolare di una assemblea, di solito il martedì, nella chiesa del quartiere operaio più importante, quella di Zaramaga, quella dove poi c'è stato il massacro, e alla quale erano invitati tutti quelli che volevano assistere. E così in questa assemblea vediamo studenti, casalinghe, impiegati, pensionati che assieme ai lavoratori discutono per ore, di solito cominciano verso le 7 di sera e finiscono alle 10, anche le 10 e mezza, discutono per ore della lotta, delle prospettive, dello sciopero, ma anche della futura società che vorrebbero costruire una volta caduto il regime franchista. Si organizzano tre scioperi generali di solidarietà che ottengono sempre più appoggio e dopo il 3 marzo si decide nella riunione delle commissioni rappresentative delle fabbriche in lotta di organizzare un funerale di massa, malgrado il divieto formale del governo, e portare i feretri a spalle dei lavoratori per tutta la città fino al cimitero. E vi assicuro che vedere un corteo di 100 più 1000 persone passare lentamente per tutta la città e in particolare davanti al Palazzo della Questura, davanti al quale c'erano schierati alcune centinaia di poliziotti e guardia civile, dove si toccava con mano la tensione e l'odio delle masse verso i membri delle forze repressive, una situazione di questo tipo è molto più illustrativa di qual è il rapporto di forze di una società, molto più illustrativa di tanti articoli e tante analisi sociologici. E dimostra quello che si è dimostrato in tanti paesi e in tante occasioni, che se milioni di persone si mettono in piedi convinti di difendere i propri diritti, non c'è apparato repressivo che tenga. Questo si dimostrava in Spagna
in quel periodo, come lo abbiamo potuto vedere mesi fa in Cile o come lo stiamo vedendo in questi giorni anche negli Stati Uniti. Quindi Miguel, quali sono le conclusioni che possiamo trarre globalmente da quel periodo? La mia conclusione è che quando il regime franchista e il capitalismo che si serviva di esso si trovarono in una grossa difficoltà dopo la morte del dittatore, ebbero la grande fortuna di avere di fronte dei dirigenti comunisti e socialisti che semplicemente non credevano nella lotta per il socialismo e non provarono in nessun modo a creare le condizioni che loro rendessero possibile. Erano gli anni 70, l'eurocomunismo giocava un ruolo non solo in Spagna, la socialdemocrazia, in particolare quella tedesca, giocò bene le sue carte per impedire che il marxismo crescesse fortemente nella gioventù socialista e nel partito socialista. E per quello che riguarda il Partito Comunista, la selezione di decenni dei dirigenti stalinisti e poi cosiddetti eurocomunisti aveva deformato enormemente tutta una fascia di quadri. È chiaro che i militanti di base, i lavoratori che si giocavano la vita nelle fabbriche, nei quartieri, erano diversi, ma avevano una grande fiducia nei loro dirigenti e purtroppo questa fiducia li fu fatale. Mi ricordo un esempio di maggio del 1977, mancava un mese per le elezioni generali e c'erano ancora centinaia di presos politicos dell'ETA, di prigionieri nelle carceri franchiste. E nel Paese Basco ci fu la prima settimana di maggio una serie di mobilitazioni, cortei, presidi, manifestazioni a favore dell'amnistia per tutti. La polizia represse queste mobilitazioni, ci furono dei morti. E tutte le organizzazioni politiche e sindacali del Paese Basco convocarono uno sciopero generale della regione per il lunedì 9 di maggio. Ebbene, il segretario generale delle commissioni operaie, Marcelino Camacho, un operaio di Madrid che aveva molta autorità, è stato portato nel telegiornale della prima catena TV del paese, sia al pomeriggio che alla sera, sia sabato che domenica, per spiegare ai lavoratori del Paese Basco che non dovevano fare lo sciopero perché questo avrebbe aiutato la reazione dei militari. Lo sciopero il lunedì 9 fu uno sciopero massiccio. I dirigenti più conosciuti del Partito Comunista nel Paese Basco non si presentarono nelle loro aziende, che fecero sciopero anche loro. Il Partito Comunista nelle prime elezioni del 15 giugno 76 ebbe un 9% circa di voti a livello dello Stato. Nel Paese Basco ne prese esattamente la metà di questi voti. Nei mesi e negli anni successivi la maggior parte dei suoi militanti abbandonarono la politica o furono attirati dalle posizioni nazionaliste e nel 1986, 9 anni dopo, il Partito Comunista contribuì a formare la cosiddetta Sinistra Unita, Izquierda Unida, che è una coalizione elettorale con la quale si presenta alle elezioni da allora. Infine, Miguel, mi piacerebbe molto farti una domanda sulla nascita di Nuovo Caridad. Qual era l'ambiente, il contesto in cui si formò quella che poi divenne la sezione spagnola della TMI?
Era questo ambiente prerivoluzionario che spero avere spiegato finora. Era un ambiente dove migliaia di giovani, di lavoratori, con l'appoggio delle loro famiglie, decidevano in settimane, in mesi, in base alla loro esperienza, di dedicarsi corpo d'anima alla lotta per cambiare la società. Posso parlare della mia esperienza personale? L'ultimo fine settimana di febbraio, assieme a Alberto Arregui di Pamplona, siamo andati a Madrid per discutere e formalizzare la nostra entrata nel Militan, l'attuale TMI. E lunedì successivo siamo partiti in auto da Madrid assieme a Luis Osorio e altri compagni per Vitoria, portando un ciclo stile che finalmente avevamo strappato alla Federazione del Partito Socialista di Madrid, che richiedevamo da mesi, vista la lotta che c'era in corso a Vitoria. Siamo arrivati verso le 23 e fortunatamente nel controllo di polizia non ci hanno trovato il ciclo stile. Il giorno dopo, martedì, in una prima riunione siamo diventati in 5 nella città per la tendenza politica marxista. Quella sera siamo stati assieme ad Alan e a Luis Osorio in un'assemblea generale nella chiesa di San Francisco, che sarebbe diventata poi famosa per il massacro dei lavoratori. E il giorno dopo, 3 marzo, abbiamo potuto toccare con mano, girando per la città, come lo sciopero era massiccio, come i lavoratori avevano sempre meno paura della polizia. Di fatto ricordo molto bene un corteo di circa 3.000 lavoratori nella cosiddetta Avenida del Generalissimo far fuggire i poliziotti di 2 autobus attaccandoli con pietre. La città a mezzogiorno era piena di barricate, assolutamente bloccata, e la polizia si era ritirata. Dopodiché i compagni sono partiti per Pamplona e io mi sono avviato verso le 4 verso l'assemblea generale che si faceva appunto a San Francisco. Sono arrivato verso le 4 meno un quarto e pochi centinaia di metri prima della chiesa ho sentito i primi spari che cominciavano a massacrare i lavoratori. In poche ore abbiamo saputo dei morti, abbiamo comunicato la situazione, che ovviamente non usciva allora in televisioni e giornali. Le prime notizie sono state molto più tardi, parlando senza nessun tipo di spiegazione di qualche morto provocati dagli agitatori comunisti. C'è un esempio che rende molto chiaro cosa era possibile in una situazione del genere. Alle 7 di quel 3 marzo abbiamo dettato un volantino ai compagni di Pamplona, che hanno stampato poche ore dopo, e che con 10.000 copie è riuscito a far sì che la città di Pamplona e periferia fosse assolutamente bloccate già il giorno 4, con l'appoggio di tutte le organizzazioni politiche della città. Anche Pamplona era una città dove il Partito Comunista aveva forze molto, molto ridotte. Di fatto il 4 marzo del 76 in Spagna c'erano 2 città, Vitoria e Pamplona, bloccate per uno sciopero generale, per le stesse rivendicazioni e con la stessa forza contro il regime. Questo è possibile quando anche un piccolo gruppo di persone fa delle proposte che trovano l'appoggio delle masse, di migliaia di persone convinte che appunto gli danno gambe per camminare a queste proposte.
La situazione di quei giorni lì continuò. Un anno dopo, nella primavera del 1977, abbiamo cominciato a imporre nei fatti la legalizzazione delle organizzazioni sindacali e politiche. In un anno, lungo il 1977, nella città di Vittoria, nella provincia di Alava, abbiamo costruito un sindacato di più di 10.000 iscritti, veri iscritti, che pagavano le quote ai tesorieri in ogni fabbrica, che ce li portavano settimanalmente, mensilmente queste quote, con 526 delegati di fabbrica eletti nelle prime elezioni realizzate alla fine del 1977. Allora abbiamo ottenuto i migliori contratti provinciali di tutto lo Stato nel settore metalmeccanico, nella chimica, nel trasporto, nell'edilizia, perché la realtà è che i metodi rivoluzionari, se non sono settari, ottengono anche migliori risultati a livello di riforme, a livello di conquiste parziali. La burocrazia del Partito Socialista e la borghesia tutta con i loro giornali sapevano questo, e non è affatto una casualità che appena arrivato al governo Felipe González nell'ottobre dell'82 abbia pianificato l'utilizzo massiccio della burocrazia, del sindacato e dell'apparato stesso dello Stato e della polizia per sciogliere il sindacato di Alava, che noi avevamo mantenuto. Ma questa è un'altra storia che magari si potrebbe raccontare in un altro momento. E oggi in Spagna non è affatto un caso che si ritorni appunto a parlare della critica al regime del 78, perché i problemi non risolti tornano una e più volte nella realtà, perché oggi ci sono giovani che hanno davanti a loro meno futuro di quello che avevano conquistato i loro nonni, che avevano 20 anni negli anni 70. E non è in un caso che questi nonni siano invece estremamente decisi a difendere le pensioni pubbliche, come lo stanno dimostrando con le mobilitazioni ormai da anni contro qualsiasi tipo di governo che proponga dei tagli alle pensioni. La storia si ripresenta una e più volte, e le nuove generazioni hanno la possibilità di risolvere i problemi che prima non sono stati risolti. Il capitalismo continua a dimostrare la sua incapacità di assicurare a tutta la popolazione delle condizioni di vita decenti. I giovani di oggi si rendono conto di questo, sia in Europa che in altri paesi, e possono avere la possibilità di dare delle risposte rivoluzionarie a problemi appunto che si portano avanti da troppo tempo, a patto effettivamente di non commettere gli errori del passato. E spero che questo video, che parla di questa esperienza in Spagna una cinquantina di anni fa, aiuti a evitare questi errori. Se così, posso solo essere contento. Salutandovi, vorrei dirvi che di recente è uscita questa pubblicazione, Spain Revolution Against Franco, The Great Betrayal, Il Grande Tradimento. È un libro scritto dal compagno Alan Woods, che fu il principale protagonista in quegli anni nella costruzione della nostra sezione spagnola. È un libro che ha all'inizio una dedica ad Alberto Arregui, Manu, che è scomparso recentemente e che vogliamo ricordare anche questa sera. Il libro è in inglese, presto verrà pubblicato in spagnolo, potete richiederlo sul nostro sito, e lavoreremo per pubblicarlo in futuro, spero molto presto, anche in italiano. Non mi resta a questo punto che dirvi che il prossimo appuntamento di lunedì sarà su un altro avvenimento storico fondamentale, la rivoluzione dei garofani portoghese, con Alessio Marconi. Buonasera a tutti e grazie per averci ascoltato.